circuito della tensione, il cortocircuito. Questo, questo cortocircuito, no, è questo cortocircuito interessante. Cioè, attenzione. Questo cortocircuito qui tra realtà e finzione è quello su cui noi dobbiamo. Esatto. È proprio il dubbio proprio che ti fa venire. Su cose vere e che cosa è finto. E questo è importante. Cioè, esatto. Il cortocircuito tra realtà e finzione può portare a tirar fuori il peggio di sé o il meglio del peggio. È quel dubbio lì che ti incasina la vita, no? Perché capito come funziona? Secondo. Prego. Darling, a proposito di quella faccenda. Così? Allunga pausa. Veramente. Così. Guarda com'è da ciccione, panciuto. Volete venire in onda? Dai, che stanno facendo l'avvocato per promuovere Bradipo. Per promuovere Bradipo, capito? Poi non so che cosa diranno loro, perché è un dialogo vero. Cioè io gli dico delle cose. Sì, sì, no, ok. Capito? Bradipo in una parola. Lento. Bradipo. Sì, grazie. Tanto per gli altri, è dolce, è intelligente. Io lei l'ho conosciuta a Londra, in un museo, una volta, perché lei studiava biologia marina, gli hanno fatto delle proposte anche bellissime, però alla fine è finita a lavorare in un acquario qui a Milano, si è aperta lei un acquario a Milano, fa tipo l'assistenzialista, dice che vende i pesci, in realtà le dispiace quando vende i pesci perché vorrebbe tenersi il negozio, perché poi si affeziona ai pesci, è pazzesco, capito? Stanno facendo del sesso. Sì, ma se tu ti metti proprio dritto. Ma bene, ma se prendiamo solo lei che sta basso. Così non è meglio. Che cazzo succede a guardare? Che cazzo succede a guardare? Una merda d'uomo. Proprio sei una merda. È presente una merda. È lui. Sì. Davide. Si chiama Davide lui. È proprio brutto, è gretto, è a parte brutto proprio, cioè brutto, hai visto come si è messo? Ciao! Non è però una domestica, porca vacca. Vabbè, vabbè. È una che vive alla pari. Lei studia comunicazione all'Università di Tokyo. Sta facendo una tesi sul modo in cui la cultura giapponese viene vista in Italia. Beh, vorrei dire, mica cazzo, capisci? Quindi qualcuno le ha fatto sapere che ho fatto sushi, sashimi, tokusho, eccetera, eccetera. È bella questa cosa, anche quindi sì, viviamo, viviamo alla pari. Cioè, lei sta da me alla pari. Ciao. Ciao. Noi ci vediamo adesso per la seconda volta in tutta la serie. Gli occhioni da il sino. Come fa il cane? Wow wow. E più o meno anche da lui. E il gatto? Miau miau. Da noi fanno miau miau. E il topo? Ciu 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 ciu. È strano il vostro topo. La gallina. La gallina? Coppi, coppi. Prego. Bradipo in una parola. Bradipo. Un virus. Oh. Andrea sta facendo una trasmissione sulla sua vita di nascosto e noi siamo i suoi attori. No, capisci? Ma allora l'idea gli è piaciuta. Che idea? Ah no, niente, una cosa mia. Minchia! Frulla, frulla, bello di papà! Guarda, Walter, ti dispiace se mi faccio un po' di te? Ma guarda che buonissimo, questo piace anche tantissimo al mio gatto! No, ma io non metto in dubbio, non ti devi offendere, solo che sono un po' a dieta in questo periodo. Basta, come vuoi! Io senza te non giro! Non è la mia fidanzata, e togli quello scoop tu! Bradipo è avanti. Secondo te io sono il tipo che sfrutta e prende per il culo gli amici? Un po'. Posso dirvi una cosa? Con rispetto parlando, andate a cagare.
Stop! E ho stoppato! Com'era? Era buona. È andata. 3-2 prima, nona puntata, interno giorno, due macchine, signore e signori. Stacco, casa Andrea, interno giorno. Andrea? Giovedì sera, ciao. Vai! Andrea! Mi apri? Arrivo! Succede qualcosa? Andrea, io mi sono innamorata di te e sento che anche tu provi delle cose per me. Certo. Sì, sono... No, no, Andrea, scusa, Andrea, ricordi Catullo? E odi et amo, Andrea. No. Andrea, no, ma di là ci stanno impacchettando la vita e ci stanno portando via tutto. 1:30 rientro. Sì, un momento. Ci hanno portato via tutto. No, anche Marco. Ciao. Voi venite anche voi. Venite dove? Dateci la nomina di voi, cazzo. 6-2 seconda, ottava puntata, interno giorno, due macchine. Bravo. Ma no. Un'opportunità. Una pacchia. Non hai idea. Bravi. Vabbè. Una sitcom. Uno stress. Fatica. Non lo so. Marzullo. Bravi. Cos'è Bradipo? Una cosa molto lenta. Nella mia lingua si dice prghissa. Sono stanca. Bradipo in una parola. Schizzato. No, lento. È un portapersone. Una riflessione. Finito. I want to be a big Bradipo.